Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di condividere con voi la realizzazione di questi orecchini che ho nominato Amandi. Sono questi. Sono pendenti, leggeri, anche facili da realizzare, in più con pochissimo materiale. Faccio vedere un'altra versione che è leggermente diversa, nel senso che qui, come vedete, ho inserito solamente dei cipollotti, invece qui ho inserito questo modulino che è praticamente lo stesso di questo qui sopra. E sono belle le ampe per le versioni, a me piacciono tutte e due. Sono a faccia doppia, come vedete, li potete far sì che si girano perché sono belli sulle entrambe le parti. E questa volta ho fatto un'altra versione su cui farò anche il tutorial, è questa qua. Come vedete, un po' di colori diversi. E allora, i materiali necessari, vi dico subito, sono le 11:15 da Miyuki, ma anche le Toho vanno bene. Queste sono le Iris Gold, queste invece sono le Galvanized Yellow Gold. Poi c'è bisogno di cipollotti da 6x4, io utilizzo 4 colorazioni. Voi utilizzate quello che volete, quante volete. E dei cipollotti da 3x2 oppure anche da 4x3 vanno più che bene. E questi sono tutti i materiali, come vedete, pochissimo materiale, una monachella, questa volta questa semplice, un anellino ovviamente se c'è bisogno. E il filo che utilizzo è un Fireline da 016, è un colore bianco. E adesso iniziamo. Si entra nel cipollotto da 6x4. Dopodiché prendiamo 3:11:0. Rientriamo nello stesso cipollotto e anche da quest'altra parte bisogna prendere sempre 3:11:0. E adesso bisogna unire i fili, fare il nodo. Si rientra nel cipollotto e si esce dalla prima 11:0. Adesso taglio anche il filo. Adesso si procede così. Bisogna prendere 2:11:0 ed entriamo nella stessa 11. Entriamo, usciamo ed entriamo nella seconda. In questo modo. Adesso invece prendiamo 3. Entriamo nella stessa 11. Ed entriamo nella ultima 11, nella prossima. Anche sopra di questa bisogna fare
L'archetto da dove? Due undici zero. Entriamo nella stessa undice ed entriamo anche nel cipollotto. Bisogna che si posizionino così. Entriamo nella prima 11 0 e anche qui bisogna fare la stessa cosa. 2 entriamo nella stessa 11 entriamo nella seconda. Qui invece ne abbiamo 3. Entriamo nella stessa. E entriamo nella ultima. E prendiamo 2. Entriamo nella stessa, dopodiché anche nel cipollotto. È importante che si posizionano in questo modo. Entriamo nel cipollotto. E adesso entriamo nelle due undici che abbiamo inserito sopra queste qua, immagine. Adesso invece prendiamo una 15 e ci colleghiamo con il gruppo da 3 ed entriamo in tutte e tre. Un'altra 15 e ci colleghiamo con le due 11. In questo modo. Adesso prendiamo quattro. Ci colleghiamo con le due 11 che stanno qui in margine. Adesso una 15. Ci colleghiamo con il gruppo da 3. Ed entriamo in tutte quante 3. Una 15. Ci colleghiamo con le due. E adesso abbiamo 4. Ci colleghiamo con le due che si trovano in margine. E adesso entriamo in tutte quante. Facciamo il giro. E dobbiamo uscire dalla seconda del gruppo di 4 inserite. Prendiamo una 11 ed entriamo nelle prossime due e anche in tutte le altre. In questo modo. Entriamo tutte quante. E anche qui usciamo dalla seconda del gruppo di 4.
E anche qui dobbiamo inserire un 11. E nuovamente si rifà il giro. Adesso bisogna uscire da questa 11 che fa da punta. Adesso sopra di questa bisogna fare un'archetta da 3 11. Ed entriamo nella stessa 11 0. Giro il lavoro, rientro in questa 11 e anche nella seconda. In questo modo. Adesso prendiamo questa sequenza di 2 11 0, moltiplo da 6 per 4, un'altra 11. 0, un altro cipollotto e un'altra 11 0 e ci colleghiamo con questa 11 che sporge di più. E tirate bene. Si rientra in tutte quante finché arriviamo a uscire da quest'altra 11 0. Prima però esco da questa 11 e sopra di questa faccio un altro archetto da 3 e qui mi attacco anche con la monachella dopo. E andiamo avanti finché si esce dalla 11. Che fa da punta. E questa qui. Adesso prendiamo una 11, un cipollotto, una 11, cipollotto e altre due 11. E ci colleghiamo con questa 11 da cui siamo partiti. Entriamo nel cipollotto e anche nella 11 0. E sopra questa 11 facciamo un archetto da 3. Entriamo nelle 11 e facciamo il giro. In questo modo si diventa ancora più stabile il lavoro, si diventa più rigido. Che si esce dalla 11 che si trova qui. E anche qui sopra un'archetta da 3. Entriamo nella stessa 11 e usciamo dal cipollotto. Adesso prendiamo
una 11, 10 palato, 11, 10 palato. Questa sequenza ed entriamo in questo cipollato. Esco dal cipollato. Tirate sempre bene. Entro nella 11. Adesso giro. Ed entro in queste due 11 0. Così. Adesso dobbiamo inserire una 11, un cipollato, l'altro colore che voi avete scelto, 1 da 3 per 2 e una 15 0. Rientro nei due cipollotti, anche nella 11 0, ed entro subito nella 11 che si trova di fianco. E lasciate un po' morbido, non tirate troppo forte. Si entra nel cipollotto da 6 per 4 finché si esce dalla seconda 11 qua, in questa. Lasciate morbida questo e qui sopra facciamo un archetto da 3. Giro, entro ed esco dalla seconda 11. Adesso prendo 11, il cipollotto dell'altro colore e altre 3, 11, 0. E ritorno dal cipollotto. Tirate bene. Un'altra 11 e dentro nella 11 da cui sono uscita. In questo modo. Rigiro, entro in questa 11 che si trova dalla parte destra, esco e faccio un archetto da 2. Entro nella stessa e anche nel cipollotto, dopodiché entro nella 11 subito dopo, che si trova sulla destra. E anche qui un archetto da 2. Entro, esco. Si entra nella seconda. E qui sopra si fa un archetto da 3. Adesso un attimo, che non ne ho più abbastanza. Così. Allora qui un archetto da 3. Entro nell'ultima 11, un archetto da 2. Entro nel cipollotto. Entro nella 11 che si trova sulla destra e qui si fa l'archetto da 2. Tirate sempre bene. Così. Adesso entro in questa 11 che si trova sopra.
Giro un'altra volta, entro nelle 2:11:00 e adesso invece prendo 4, entro nelle 2:11:00 e adesso invece 1:15. E il modulino che abbiamo fatto all'inizio. Entrate tutte quante. 1:15. Si entra in tutte e due. E adesso 4. Adesso invece 1:15 e mi collego con la 11 sopra. Così. Mi giro, entro nella 11 di fianco. Prendo 1:15 e mi collego con il gruppo da 2. Entro nel gruppo da 2, vedete qui. Sarebbe il gruppo da 2, ma entro anche nella prossima, vedete? Esco dalla terza. Adesso prendo 3:15, salto la 11 subito dopo e entro nella seconda. Dopodiché entro in tutte quante, in questo modo. Adesso bisogna uscire dalla punta che dobbiamo inserire un cipollotto da 3x2. Queste sono, erano attaccate. E prendo una 11, questo cipollotto da 3x2 e una 15:0. Rientro solamente nel cipollotto un'altra 11 ed entro nella stessa 11 da cui sono uscita così vado avanti entro nel gruppo e adesso bisogna uscire come vedete dopo la 15 bisogna uscire dalla quarta 11:0 e anche qui prendiamo 3:15:0 saltiamo la prossima 11 ed entriamo nella subito dopo vado avanti entro in tutte quante in questo modo entro in questa 11 nel cipollotto nella 11 dobbiamo arrivare qui e ci facciamo strada in questo modo poi entriamo in questo gruppo di 11 entriamo nel cipollotto entriamo nella 11 giriamo ed entriamo in queste due. Adesso prendiamo una 11, il cipollotto, l'altro cipollotto piccolo e una 15. E con questo orecchino è pronto. Entriamo nei cipollotti anche nella 11:0. E si entra nella prossima 11:00 e qui lasciate morbido. Adesso si rientra nel cipollotto e bisogna nascondere il filo.
Nascondo il fido, vedrò la moneta e la ci vediamo dopo. Ed eccoli finiti. Questi sono Amandi. Spero tanto che piacciono anche a voi. Non riesco, ecco così. Poi ci sono queste versioni. E anche questa che è in argento, che è la più semplice. Spero tanto che piacciono anche a voi e che li realizzerete in tantissimi. Sono veramente anche facili da realizzare, oltre che materiali poveri. E questo è tutto. E con non Armadi, Amadi, con Amadi. Ci vediamo presto. Ciao.